amici di Radio Bruno, abbiamo con noi Mahmood, super ospite a Sanremo. Ciao ragazzi, ciao. Ma allora, quel palco ti ha dato tantissimo in pochissimo tempo, ci ritorni come super ospite, come stai affrontando questa situazione? Allora, diciamo che c'ho un po' più l'ansia dell'altra volta, tanto per cambiare, perché mentre l'altra volta, no, nel 2019 comunque non c'avevo, cioè non è che puntavo a vincere, diciamo, ero lì quasi un po' tutto per gioco, era già tanto il fatto che fossi lì. Adesso effettivamente andare lì come ospite è una cosa che innanzitutto mi riempie di orgoglio, no? Significa che il lavoro fatto in questi due anni comunque, cioè, è stato comunque apprezzato, no? Anche comunque da un palco che mi rivuole in un modo o nell'altro, quindi sono molto molto felice di questo invito, però di base c'ho l'ansia. Allora, insomma, come fai per calmare quest'ansia? Non so, respirazione, pensi a un'altra situazione, come trovi la concentrazione? No, alla fine, guarda, dovrò vedermi un po' di documentari, film, concerti, immedesimarmi, no, capito, nella calma che vedo nei live di altri artisti e di base non servirà a niente neanche quello. Allora, come va ragazzi, di base è quello, cioè una volta che sei lì. Ma di chi stiamo parlando? Cioè tu vai sempre alla grandissima, di che cosa stiamo parlando? Allora, ci sono voci che dicono super medley, altre invece sorpresa, un quadro musicale, naturalmente il nuovo singolo. Ma che succederà venerdì? Guarda, mi faccio tipo sollevare in aria, poi lancio tipo dei raggi, no scherzo. Ma magari, il botto! No, guarda, niente spoiler perché stiamo ancora definendo gli ultimi details, però dai. Allora, però, torniamo nei dettagli, quelli che sono conosciuti. Hai collaborato alla canzone, una canzone in gara, quella di Francesca Michelin e Fedez, li hai sentiti? Chiamami per nome, sì. Ieri ho condiviso, no, mentre li presentavano, che ero con amici, no, a vedere la serata, no? Oggi invece vado da mamma a vederla. Sì, devo dire che hanno spaccato ieri, c'era la Francesca carichissima, poi era bello vederli insieme, no? Figo, mi sono piaciuti un sacco, ma poi tanti mi sono piaciuti ieri, quindi questo festival per me è fighissimo. No, perché parliamone, cantano con la platea vuota, perché tu l'hai vissuto con tutta la platea che subito ti ha applaudito appena sei entrato con la prima esibizione, Soldi, è una concentrazione diversa. Una concentrazione diversa perché a me mi tranquillizzava il fatto che ci fossero delle persone sedute, no? Perché ti immagini che sia come un teatro, no? Io anche da piccolo, quando facevo i saggi magari di musica, così, che studiavo alla scuola, cioè ero abituato, no, alla gente in platea. Il fatto che comunque non ci sia nessuno e quindi ti focalizzi solo sul fatto che ti stanno guardando tutti dalla TV, ti mette ancora un po' più di, diciamo, soggezione. Però il trucco è non pensarci più di tanto, ecco. Il tuo nuovo singolo, allora ho letto, mi sono documentata, che tu se non viaggi non riesci a trovare l'ispirazione per la scrittura, per nuove canzoni. Quindi è nata in un casolare o comunque nella campagna toscana questa canzone? È in Uyasha, sì. In Uyasha l'ho scritta quest'estate in uno studio in mezzo alla natura, no? Con Dardast l'ho scritta e Francesco Fugazzi e Marcello Billi hanno fatto le chitarre. E devo dire che è stato proprio un toccasana, perché dopo un anno chiuso in casa dove non riuscivo più a scrivere, almeno il fatto di essere in un altro posto, registrare studio, poi sedersi su una collina, guardare un attimo il cielo, è una roba che mi ha stimolato parecchio. E ho scritto anche altri pezzi quest'estate, no, che andranno poi nel prossimo disco. E appunto, parlaci anche di quello, dai. In Uyasha mi piace chiamarlo come primo livello del disco, no? Proprio perché sarà un progetto che avrà un tema molto in comune, no? Rispetto a tutte le canzoni e anche a tematiche che ho messo nei testi delle canzoni uscite precedentemente. Quindi stiamo proprio facendo un lavoro ad hoc anche con Attilio, no? Con l'Island che mi sta appoggiando in tutte e per tutte le mie idee pazzissime, no? Quindi devo dire che in Uyasha è un po', ritrae un po' quasi lo schema, no? Che prenderà il disco, no? Infatti anche per il video di Uyasha ho lavorato con Simone Rovellini e siamo andati a cercare questo lago, no? E ne abbiamo visti parecchi. Alla fine abbiamo scelto il lago di Montespruga, che è quello tra l'altro dove andavo a sciare da piccolo con mia madre, no? E mi piace proprio questo, prendere qualcosa di fortemente estetico ma legarlo sempre alle mie radici, no? Infatti è proprio un lavoro che ho fatto anche su tutto il disco.
Tu hai sempre delle dimensioni, nonostante siano italiane, radicate, che sembrano internazionali sempre. Questo proprio è un tuo pregio incredibile. Hai fatto tantissimo, hai collaborato con i più grandi, ma ancora un sogno nel cassetto ce l'hai, che vuoi lì afferrare e realizzare? Collaborare con altri ancora più grandi. No, in realtà no, il sogno che ho nel cassetto io è quello di rifare il tour che ho fatto l'anno scorso, di provare quelle emozioni là, perché veramente cantare in tutta Europa e vedere la gente spagnola, francese, inglese che canta le mie canzoni con la loro pronuncia è una roba che auguro veramente a qualsiasi artista, perché ti regala proprio un'emozione, no, di unione, no, con tutto il mondo, ed è una cosa fantastica. Te lo auguriamo di cuore, sai perché? Perché significherebbe tornare alla normalità e ne abbiamo tanto tanto bisogno. E allora, no, con queste tue bellissime parole ci salutiamo, ringraziamo tantissimo Mahmood. Grazie a te. Sanremo 2021 in collaborazione con Beeper Banca, Encaplast Packaging Solutions, Audi Zentrum Modena Schiatti Motor, ODS Giocattoli, Cantina di Quistello dal 1928, Supermercati Famila, con noi sei in famiglia, e Marluri Caricamore.